Irene, lei che è stata una delle prime mamme anche a denunciare questa situazione, come ha reagito? Cosa ha pensato oggi quando è arrivata la notizia? Non ci credeva, io neanche ho visto, guarda, stava cucinando, mio marito mi chiama e mi dice guarda il WhatsApp del gruppo e abbiamo vinto. Ho detto ma veramente, sì abbiamo vinto. Io ero convinta, Nilia, perché veramente era una cosa ingiusta. Beh, abbiamo fatto un gol pazzesco, siamo felicissimi, veramente è il momento più emozionante, non poteva arrivare il miglior regalo di Natale e di Capodanno. Avete commenti da fare? Io però glielo devo chiedere un commento a questa sentenza. La vittoria non è solo di Lodi, e anche di tutti quei comuni che ci hanno già contattato stasera, che si erano trovati anche loro ad dover gestire questa vicenda. Quindi con un pronunciamento così chiaro penso che questa richiesta discriminatoria avrà vita breve in tante altre parti d'Italia. La mia associazione islamica, tutte le associazioni ludigiana, musulmani, cristiani, ati, tutti quanti insieme uniti, che difendiamo tutti i bambini sono uguali. Adesso bisogna modificarlo questo regolamento, è compito della Giunta. È compito della Giunta e come ha detto bene il consigliere Caserini che ha avuto l'opportunità di dirlo, è compito e di farlo anche in fretta, devono cancellare questo regolamento, punto. Ciao! 1, 2, 3, Brindisi!